direzione abbiamo deciso di sviluppare questa campagna di sensibilizzazione per cominciare un progetto di abbattimento delle gabbie architettoniche. Purtroppo capite voi che al momento le casse del comune sono quelle che sono, quindi non possiamo fare chissà quali progetti. Ora questo credo sia un segnale importante che l'amministrazione dà ai cittadini, anche alle persone più in difficoltà, in quanto vogliamo inculcare nella nostra popolazione che il rispetto per l'altro, ecco, per la persona che ci sta vicino, che magari non ci facciamo caso, perché è capitato sicuramente a chiunque di parcheggiare anche per 5 minuti in questo posto riservato, che è anche una violazione del codice della strada, ma anche uno schiaffo morale che si dà alle persone che soffrono un disagio. Quindi questo speriamo di dare sia una botta morale alla città, ma anche un ammonimento per dire pensiamo un attimo a quello che stiamo facendo e rispettiamo gli altri. Grande maturità, grande ingegno, perché come voi avete visto e avete anche fotografato, penso che sia forse unico in Italia questa tipologia di cartellonistica, che verrà quindi riprodotta per i 31 stalle che noi abbiamo sistemato per Agrigento, ma è l'inizio di una grande prova. Come ha detto l'assessore, dobbiamo far sì che gli agrigennini siano responsabili. Quindi se fino ad ora qualcuno magari ha violato il codice della strada anche per 5 minuti occupando uno stallo non dovuto, adesso sarà più, come dire, più portato, più attento a non farlo.